A volte cerchi una fessura per guardarvi i lineamenti della felicità. Questa esistenza verde e azzurra ne avrebbe diritto. Ma come si fa con questa voce del vento che rintrona, il ghibli e il grecale che buttano profughi in Libia e Lesbo, gli alisei che insanguinano i tropici con le macellazioni di Boko Haram, jihadisti, al-Shabaab, e i monsoni che spazzano a migliaia barche e baracche non solo nel Golfo del Bengala? Come si fa a chiudere internet sull'Atlante dei conflitti con i bambini yemeniti e siriani che mangiano bombe? Tu forse potresti, ipocrita, mi risponde Abdel. Come posso io guardare in una fessura la meraviglia della vita se devo difendere la vita stessa dalla violenza, dagli abusi, dalla morte? Tu domani coricherai la penna tra le piume di una pagina e accompagnerai tuo figlio a scuola. A me questi pensieri li hanno rubati. Qui la scuola non c'è più, neppure bambini, neppure mio figlio. Un grappolo di bombe non li ha visti.